Il gruppo della Lega Nord ha restituito oggi al Consiglio regionale 1.393.000 euro, risorse residue della passata legislatura. A spiegarci le motivazioni, il capo del gruppo del Carroccio al Pirellone, Massimiliano Romeo. Sì, sono i residui della vecchia legislatura, quindi dei soldi che erano a disponibilità legittime per il gruppo, che avremmo potuto utilizzare anche in questa legislatura, ma che abbiamo deciso di non farlo, perché mi sembra che sia un segnale anche importante in questo momento, visto e considerato che ci sono, come del resto è stato detto anche sulla legge sui costi della politica, di cercare di dare queste risorse alle aziende o al mondo del lavoro che in questo momento ne hanno fortemente bisogno. Magari proprio gestire voi la distribuzione di questi soldi per poi mandarli dove volevate? E questo sinceramente non è possibile, perché noi possiamo restituirli al Consiglio, il Consiglio poi con un atto di indirizzo può fare in modo che sia la Giunta che vada direttamente a destinarli. Noi non abbiamo nel nostro regolamento del Consiglio la possibilità di poterli direttamente destinare a persone che ne hanno bisogno, quindi dobbiamo per forza passare attraverso la Giunta. Sa se altri gruppi hanno un disavanzo così alto di soldi e sa se li vogliono restituire anche loro? Questo non lo so, sinceramente mi auguro che altri gruppi seguano il nostro esempio, questo mi sembra fuori discussione, però sinceramente non so quali sono le cifre degli altri gruppi, io conosco solo quella che era in dotazione al gruppo Lega, che ovviamente riguarda i residui della vecchia legislatura. Ecco, quanto avevate avuto e quanto avete risparmiato? Ma adesso come adesso, in realtà con gli stanziamenti che ci sono oggi previsti dalla legge regionale, al momento per quest'anno abbiamo disponibilità per 30.000 euro come spese di gruppo, quindi ovviamente potremo fare le spese strettamente necessarie per l'attività e per il funzionamento del gruppo. Quindi una volta ne davano troppi forse? Probabilmente prima ne davano troppi, oggi invece danno il giusto, che è stato quello che abbiamo voluto scrivere nella legge regionale, era scritto nel programma elettorale, abbiamo mantenuto la promessa e questi sono fatti concreti.